Il provvedimento di cui si chiede la conversione in legge prevede nel primo articolo l'autorizzazione di spesa, comma 1, e un richiamo alle norme in materia di missioni internazionali già approvate in prima lettura dalla Camera, comma 2, oltre all'indicazione degli oneri per l'attuazione del provvedimento, comma 3. L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento. Per l'importanza indiscussa della missione e la necessità di fornire piena operatività di mezzi, strutture e personale all'operazione euro-internazionale, si ritiene doverosa l'immediata conversione del decreto-legge in esame. Non si tratta di alzare muri, ma di allargare l'orizzonte dei diritti, ed è con questo spirito che annuncio il voto favorevole del mio gruppo parlamentare. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianluca Pini. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, ma come già anticipato con la relazione di minoranza, noi avevamo evitato di depositare un testo alternativo nella speranza che ci fossero delle migliorie che portassero a una funzionalità di quest'ennesima missione con nomi che insieme alle altre che hanno, anche se hanno nomi diversi, hanno poi scopi apparentemente simili e che sono quelli di pattugliamento, di salvataggio, ma in realtà ci sembrano, come purtroppo è la realtà, che sono nient'altro che dei grandi taxi acquatici che spostano clandestini da una parte all'altra delle coste del Mediterraneo. Il governo aveva venduto questo accordo fatto in sede di Consiglio europeo come il primo passo per dimostrare l'attenzione dell'Europa nei confronti del fenomeno dell'immigrazione clandestina e di tutto ciò che ne consegue. In realtà ci sembra che sia stata fatta un'elemosina di 26 milioni di euro, solo ed esclusivamente per duplicare un sistema informativo che già esiste e da qui nasce la prima nostra grande perplessità sulla vera utilità di questo decreto che autorizza appunto la partecipazione alla missione in esame oggi. Una duplicazione di un qualcosa che già esiste, perché è inverosimile pensare, e comunque ci sono anche le prove, le attestazioni da parte di tanti governi europei, che non vi sia già un sistema di intelligence mirato ad acquisire informazioni. Vero, qualcuno può dire, ma qui è prevista anche la fase 2 e la fase 3. Sì, ma che sarebbero poi gli interventi effettivi a seguito delle informazioni dell'intelligence. Ma è talmente farraginoso il meccanismo di attivazione, proprio perché comunque ci sono garanzie internazionali che devono essere tenute in debita considerazione, che, ripeto, non vediamo elementi di novità tali da poter contrastare il fenomeno dei trafficanti di uomini, di trafficanti di clandestini, né tantomeno risolvere un minimo problema sulle coste non solo libiche, ma del Maghreb in generale e del Nord Africa. Quindi, appunto, ci chiedevamo, ma evidentemente, come può capitare, come tutte le cose fatte un po' di corsa, e il governo ci ha abituato a presentarci dei pasticci, evidentemente in fase di dibattito parlamentare si potrà rendere più incisiva la nostra azione, si potranno inserire, non dico regole di ingaggio militari vere e proprie, ma dei principi tali per cui ci sia la possibilità di operare seriamente anche su quelle coste, e non solo in mezzo al mare, per fermare il flusso di clandestini. Questo non è avvenuto perché i relatori hanno sistematicamente, anzi in maniera molto draconiana, dato parere contrario a tutti gli emendamenti, anche quelli che poi in realtà il governo ha dovuto accettare come ordini del giorno, come impegni, soprattutto sul passaggio che si citava prima della fase 2 e della fase 3. Però, ripeto, rimane un'inconsistenza assolutamente così, impossibile per noi da sostenere e dire che comunque
su questo tema noi siamo stati i primi, tanti anni fa, a sollevare il problema, a segnalare il rischio dell'invasione che stiamo subendo. Quindi se fossero arrivate delle soluzioni concrete, noi non saremmo qui a dire per l'ennesima volta non ve lo votiamo, non per motivi politici, ma perché semplicemente lo riteniamo inutile, uno spreco di tempo. E un'altra cosa, un altro aspetto da non sottovalutare. Non si capisce bene chi deve fare questo tipo di raccolta di informazioni, essendo una missione militare. Essendoci già i servizi che operano nella raccolta di informazioni, vogliamo capire se è una sostituzione o se è una duplicazione o se è un'ingerenza, cosa che sarebbe delicatissima in questa fase qui. Perché comunque sia, al di là dell'opera che stanno svolgendo in maniera meritevole i servizi, non tutti magari in maniera così meritevole, perché chi ha informato, ricordo le parole del Presidente Renzi quando disse: per noi, con noi italiani, in Libia abbiamo tutto sotto controllo, si è visto come sotto controllo. Infatti anche altri 4 connazionali sono nelle mani di rapitori, talmente sotto controllo. Quindi anche qui ci sarebbe da capire, e questo è il nocciolo alla fin fine, che chiaramente il Governo non ci risponderà, non penso che il collega Rossi si prenda questa responsabilità, ma il dibattito politico, la domanda deve rimanere, non solo agli atti, ma deve rimanere perché qualcuno prima o poi dovrà dare una risposta, è se, vista la non funzionalità pratica della missione, ma solo l'acquisizione di informazioni della fase 1, se non vi fidate dei vostri servizi o semplicemente volete avere informazioni anche di altro tipo. Questa è una domanda che purtroppo oggi rimarrà così, senza una risposta, ma che una risposta il silenzio sul dibattito che comunque era stato svolto lascia purtroppo una risposta molto drammatica sul piano politico. Siete in confusione totale anche su questo tema qui, e per questo noi voteremo contro. La ringrazio, onorevole Pini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mariano Rabino, ne ha facoltà, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative fortemente volute dal nostro Paese a livello europeo con l'obiettivo di realizzare un contesto di sicurezza più ampio e stabile di lungo periodo. Sono infatti in corso, come è stato ampiamente evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, contatti a livello diplomatico per l'ottenimento di un mandato da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza sul contrasto al business dei trafficanti di uomini in Libia, inizialmente elaborata dall'Italia e presentata dal Regno Unito, perché il nostro Paese, come noto, non è attualmente rappresentato in Consiglio di sicurezza. La rilevanza e l'urgenza del testo discusso nelle commissioni congiunte esteri e difese è contenuta dunque nei diversi e problematici aspetti della politica estera dell'Italia, nei numerosi interessi nazionali nel Mediterraneo e nella finalità del testo stesso, teso ad assicurare la partecipazione del personale militare